Ciao, oggi vediamo come si fa il lievito naturale in casa. Il lievito naturale, anche chiamato lievito madre, pasta acida o pasta madre, è sostanzialmente un impasto di acqua e farina con l'aggiunta di lieviti e batteri lattici. Grazie ai batteri che esistono nell'aria, basterebbe lasciare un impasto di acqua e farina a marcire per 2-3 giorni per creare un lievito naturale. Per facilitare il processo di fermentazione, mettiamo una manciata di uvetta in 150 ml di acqua tiepida. La copriamo e la mettiamo in un ambiente almeno a 25 gradi per un giorno. Dopo un giorno filtriamo l'acqua, dopodiché mischiamo 100 g dell'acqua così ottenuta con 100 g di farina. Mischiamo 100 g con 100 g di farina. La impastiamo fino ad ottenere una pasta piuttosto liquida, come questa. A questo punto lo mettiamo in una caraffa tipo questa, in modo che possiamo monitorare la lievitazione. A questo punto copriamo l'impasto e lo lasciamo a temperatura ambiente per un giorno o due. Dopo 24 ore il nostro lievito è vivo. Vedete che ha raddoppiato di volume? Vedete le bollicine? Vuol dire che i batteri stanno facendo il loro lavoro e generando anidride carbonica. Vedete com'è bella appiccicosa? L'odore è quello di alcol. Adesso lo copriamo bene, in modo che non faccia la crosta, e lo mettiamo al tiepido, in un luogo tiepido, tra i 20 e i 30 gradi. Dunque, sono passate 48 ore e il lievito, vedete, è raddoppiato di nuovo di volume. Stavolta ci ha messo 48 ore, non 24. Ieri era un po' mogio il lievito e gli ho messo un paio di cucchiai di farina e l'ho rimescolato un po'. Adesso vedete che di nuovo e nuovo vispo. Gli ho tolto il nylon da sopra perché secondo me non riusciva ad attirare i batteri nell'aria. Togliamo la crosta, la buttiamo via. Ho tenuto un impasto colloso e non duro né troppo mollo, così vedete. Apriamo. Ecco qui, dopo 5-6 ore il lievito è raddoppiato di volume, vedete le bollicine, vuol dire che sta operando. Quando arriviamo ad ottenere un raddoppio del volume ogni 4 ore il lievito è pronto. A questo punto lo potete utilizzare per fare il pane o lo reimpastate, lo coprite e lo mettete in frigo per mantenerlo.